Eccoci in diretta, amici di più 3, siamo pronti alla fine del primo tempo tra Manchester United e Roma, con la Roma che sta vincendo 2-1 all'Old Trafford. Arriviamo noi in diretta e cerchiamo di tenervi un po' di compagnia. Cerchiamo di tenervi compagnia come al solito il giovedì sera con gli amici di Mondo Primavera. Perché? Perché si parla di giovani, si parla di fantacalcio e si parla ovviamente del mix che c'è all'interno del mondo della Serie A tra giovani e fantacalcio. Ed ecco che è arrivata la richiesta di Mondo Primavera. Oggi trattato dalla solita posizione, cercherò di mantenere più o meno la stessa posizione nell'arco di tutto il tempo della nostra diretta, vedremo se ce la farò. Ma intanto grazie Simon di essere presente con noi. Simon, mi hanno sfrattato e quindi va a finire che oggi sono metto l'iPad in mano ad aspettare che liberino la solita postazione. Ciao, grazie di essere con noi anche questa sera. Ciao Pietro, l'importante è farla diretta, non tanto il posto dove la si fa, no? Quindi. Come quando si dice, non importa dove si va, l'importante è la compagnia. Esatto. Quindi in compagnia di Mondo Primavera, in compagnia di più tre, si parla sempre di giovani e fantacalcio, no? Quale miglior occasione? Mentre è finito il primo tempo della partita di Europa League, semifinale tra Manchester United e Roma, 2-1, anzi no, manco per un minutino, perché avevo letto male, erano 4, invece sono 5 minuti di recupero. Però c'è da dire che questo 2-1 è tanta roba, nonostante gli infortuni a catena all'interno della partita per la Roma. 3 in 45 minuti è purtroppo un grosso peso per anche la gestione del secondo tempo. Mamma mia, che occasione ancora! Si salva la Roma, si salva la Roma per fortuna. Sto vedendo anch'io primo tempo pazzesco perché dopo essere stata in svantaggio ha rischiato perché comunque il Manchester aveva attaccato bene, poi ha trovato quel rigore, quindi il pareggio, però peccato i tre infortuni, insomma, perché potrebbero comunque compromettere un po' la partita fino alla fine, sai, devi fare 60 minuti senza poter far cambi è difficile, che poi forse nell'intervallo probabilmente un paio di cambi li potrebbe fare, ma a sto punto ha anche poco senso, avendo già cambiato tre giocatori nel primo tempo, difficile che comunque opti per un cambio o due nell'intervallo, quindi devi arrivare fino in fondo così, ecco, quindi non sempre. Paratissima incredibile, veramente prima di Mirante, ha fatto un'uscita alla kamikaze, proprio credo su Cavani, è stata fondamentale per tenere il risultato, perché sai, poi andare all'intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 un conto, sul 2-2 un altro. Sì, poi prendere gol nel recupero di solito è sempre, taglia sempre un po' le gambe, no? Quindi per fortuna è riuscito Mirante a chiudere la porta. Intanto c'è Terry Bagnez, quindi speriamo nulla di grave, perché se no è una strage davvero. No, confidiamo assolutamente che si possa rialzare. Adesso, io il regolamento non me lo ricordo perfettamente, però penso che come in campionato ci siano 3 slot per fare 5 cambi anche in Europa League. Sì, dovrebbero essere tre slot e compreso l'intervallo possono essere quattro, quindi se sono cinque cambi ne ha fatti tre, chiaramente ha l'unico slot disponibile nell'intervallo, come dicevo prima, può fare due cambi però nell'intervallo e come dicevo ha un po' poco senso avendone già cambiati tre, a meno che non si sia fatto male i Bagnets in questo momento, allora sì, vale la pena cambiarlo, sostituire un intervallo, se no altrimenti finirà la partita con questi 11. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Intervallo, dai, giochiamocela adesso nel secondo tempo e vediamo di tifare Roma. Tante non sia la nostra squadra del cuore, però noi siamo due di quelli che tifano per le squadre italiane nelle coppe Esattamente, esattamente. europee. E intanto iniziamo anche a ricordare i nostri amici che se hanno voglia di farci delle domande o sul mondo del Primavera, è inevitabile che iniziassi così, oppure sul mondo del fantacalcio, noi siamo a completa disposizione. Tra l'altro, visto che sei tornato a casa in occasione della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Lazio, è stato rivederlo stadio 3. Una bella emozione perché poi essere lì in prima linea per raccontare la finale, insomma, è stata doppiamente una doppia emozione, via, tornare allo stadio, seppur, senza pubblico, però,
Dai, è stata una bella emozione, ci siamo divertiti, è stata una bella partita, molto combattuta fino alla fine, e ha vinto la Fiorentina, quindi terzo anno consecutivo, però dai, mi ha fatto molto piacere rientrare e tornare allo stadio. Arrivano dei buoni talenti, tanto per rientrare proprio in ottica fantacalcio da questa Fiorentina. Ah, qualche ragazzo interessante c'è, da qui a dire che posso fare il salto direttamente in Serie A, difficile, però qualche talento c'è, magari in ottica futura si potrebbe valutare qualcuno, però c'è Monteanu in attacco che spesso si allena con la prima squadra, Spalluto che ieri ha fatto la doppietta, però sono giocatori che non so se effettivamente potranno essere chiamati da Iachini in prima squadra o comunque anche l'anno prossimo. Ecco, secondo me è più giusto per loro fare un anno in Serie B in prestito o in C, come hanno fatto altri, e fare un po' un anno fatto come si deve tra i grandi e poi magari eventualmente nell'anno successivo provare la Serie A. Anche perché abbiamo visto che tante volte, se veramente non sei un talento cristallino, il salto primavera Serie A diventa veramente indigesto. Fare i passi lunghi della gamba molto spesso è controproducente rispetto alla possibilità che hai di partire, vedere se sei a livello e quindi crescere, vedere se sei a livello e farlo arrivare veramente poi dopo. Esatto, a volte è meglio partire da una categoria molto più bassa, però hai la possibilità di crescere, di migliorarti, di giocare comunque contro gente più grande di te, che a livello fisico comunque ti sovrasta comunque, però dove puoi appunto giocare, puoi migliorare e mettere appunto le tue qualità e aver modo di raccogliere tanto minutaggio e appunto, come dicevo prima, di crescere, no? Quindi step by step. Ogni ragazzo deve fare il suo percorso per cercare poi di arrivare quanto più in alto possibile. È verissimo quello che stavi dicendo. E io ti volevo porre questa domanda perché secondo me è interessante. Dal tuo punto di vista, faccio l'esempio, Pinamonti si è fatto un anno con fondamentalmente 50 minuti, credo, in campo su tutta una stagione. Conte però, ricordo, post partita col Sassuolo, aveva detto si sta facendo l'università quest'anno. Insomma, sta imparando veramente cosa vuol dire allenarsi, cosa vuol dire giocare in una grande squadra. Ok, cos'è che vale di più? Farsi un anno di allenamento con Super Top, secondo te, o avere la possibilità di giocare lui comunque sia a Frosinone che a Genova, le sue partite le aveva fatte perché aveva fatto una ventina di presenze e sempre ha fatto 5 gol, se non ricordo male, ogni anno. Sì, dicevi bene. Secondo me, al di là che comunque all'Inter ti puoi allenare con attaccanti del calibro di Lukaku, quindi puoi imparare da lui qualsiasi movimento, qualsiasi cosa, con Martinez, con Sanchez, insomma, tanti giocatori forti da cui poter apprendere e migliorare. Però chiaramente poi il giocare la partita è totalmente diverso, quindi io penso che per lui avrebbe fatto molto, cioè lui avrebbe fatto molto meglio a farsi un altro anno in prestito, comunque in una squadra come sta facendo per dire Scamacca a Genoa o in un'altra squadra, visto che lui a Genoa c'era già stato, però avrebbe dovuto giocare quest'anno. Secondo me ha perso un anno per come la vedo io, però poi bisogna sempre vedere qual è effettivamente la sua crescita allenandosi sempre con la prima squadra dell'Inter, ecco. Mi sembra più equilibrato il percorso in stile Esposito, che comunque, vabbè, l'anno scorso era esploso con la maglia dell'Inter giocando su campo di partita, ha giocato in Europa League, secondo me, o forse addirittura in Champions, e poi In quest'anno Champions. invece è andato a giocare, o a non giocare, insomma, seconda, prima a Pale, poi a Venezia, è iniziato a giocare veramente, e sta facendo il tragitto giusto. Con Pinamonti mi è sembrato che si sia fatto un passo indietro, invece, vai in Serie A. Giochi, magari non titolarissimo, però le tue 20 e passa presenze te le fai e poi vai all'Inter e sei ovviamente riserva perché non era più stabile che il primo attaccante e quindi hai ragione tu, secondo me è un anno perso. Sì, ripeto, io la vedo così, ma la vedo così in generale, cioè se fai il salto nel grande club devi essere sicuro di giocare, come è stato magari per Bastoni, chiaro, magari anche lui non era sicuro di giocare, ma è stato bravo comunque a farsi
farsi trovare pronto nel momento in cui Conte lo ha chiamato in causa, no? Quindi lui si è fatto trovare pronto e ha rubato il posto a un difensore del calibro di Skriniar e di Godin, insomma, giocava più lui di loro due, insomma, e con l'esperienza che hanno, insomma. Però forse è anche un po' il momento di essere fortunato, però chiaramente penso che una squadra come l'Inter in questo momento non possa fare a meno di Lukaku, cioè. C'è una differenza elevata tra i due, secondo me, e quindi anche per questo avrei pensato per lui più un prestito, un altro anno di prestito, un altro anno di Serie A, magari in una squadra che gli permettesse di fare molte più partite da titolare rispetto a quelle che aveva fatto prima, e quindi poi raccogliere e crescere in questo senso, ecco. Poi c'è da dire un'altra cosa a onor del vero, cioè il fatto che molto probabilmente se fosse stato un mercato di gennaio normale per l'Inter, Pinamonti a gennaio se ne sarebbe andato via. Le indicazioni dalla Cina erano non si vende e non si compra, e allora a quel punto la squadra è dovuta per forza rimanere quello che era. E anche eventualmente dar via Pinamonti sarebbe voluto dire dare a Conte un attacco totalmente monco, perché con soli Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez non puoi reggere tutta la stagione, anche se si tratta solo di una competizione sola. Quindi anche Sì, questo. quello sicuramente ha influito, come hai detto benissimo tu, Pietro, sicuramente. Adesso aspettiamo l'estate, vediamo cosa succederà con Pinamonti, anche perché credo che comunque l'attacco dell'Inter resti quello, cioè Lukaku Martinez, penso che salvo clamorose offerte da qualche squadra straniera, non credo che lasciano l'Inter, insomma, quindi. Bisogna capire quale sarà il futuro poi di Pinamonti, ecco. Verissimo. Le ultime danno, ma secondo me è più bufala che vero, un interesse del Watford neopromosso in Premier League e quindi la possibilità di fare un'esperienza all'estero. Prima si era parlato nel contesto di Raspadori, che così rientriamo anche nel nostro discorso più legato alla primavera, un interessamento del Sassuolo, perché l'Inter era interessata a Raspadori. È saltato fuori anche per De Paul. E quindi a Gumé, altro giocatore che so che a te piace, centrocampista dell'Inter, ora lo aspetti ancora? Eh sì. E Pinamonti, tutte e due a Udine per De Paul all'Inter. Insomma, tanti nomi e tanti giri, quindi è ancora presto secondo me per definire il futuro di Pinamonti. Tu mi sai dire invece, visto l'Inter, visto che Jacopo Polusella ci parla di un centrocampista sinistro che si chiama Persin, mi sai dire qualcosa di lui? Che idea ti sei fatto? Che ti piace come centrocampista? Sì, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, giocava già l'anno scorso nella primavera, quindi ha avuto modo di mostrarsi bene anche nella scorsa stagione. Quest'anno purtroppo ha giocato pochino, anche perché si è infortunato, credo, quindi è fuori per infortunio da diverso tempo, non gioca addirittura da fine febbraio, quindi ha perso queste ultime giornate, non so se sta rientrando, probabilmente se potrà essere un valore aggiunto per le fasi finali dell'Inter, dovesse arrivarci, ma comunque adesso, per adesso, nella posizione di classifica in cui è, sarebbe nelle prime due, quindi sicuramente farebbe le finali. Quindi è da vedere. Può giocare esterno, centrocampista, terzino, insomma, un po' polivalente in base al modulo in cui viene schierata l'Inter, ecco. E intanto Roberto Rusconi ti saluta, Ruscone, ti saluta e E dice lo sempre live. Questa settimana sì, intanto lo saluto, ne approfitto per salutarlo, però questa settimana sì, è stato un carico di dirette notevole, ci siamo divertiti con dirette calciomercato, con Scouted, stasera con te a parlare di giovani, quindi insomma è stata una settimana bella, bella piena. Sei sopravvissuto, insomma, vedo che comunque. Sì, dai, questa settimana sì, diciamo che sono anche a casa dal lavoro, ho lavorato 2 giorni, quindi mi va bene anche per quello, insomma, sono anche riposato un po' per quello. Ti chiedo allora, Eros Ndrečka, scusami, Ndrečka, dice: sono il fratello di Ndrečka, immaginavo che avendo lo stesso cognome,
Penso si riferisca a Angelo, invece. Sì, esatto, all'esterno della Lazio che ieri sera appunto è stato uno dei protagonisti della finale, siccome giocava a titolare, ha giocato titolare con la Lazio, quindi sì, proprio lui. Lo Che ringraziamo per essere in diretta con noi. salutiamo volentieri. E adesso, visto che abbiamo passato più di 20, circa 20 minuti a far chiacchiere su chiacchiere, ma noi il nostro obiettivo ce l'abbiamo sempre, cioè quello di aiutare i pantallenatori a trovare quelli che possono essere giovani, che possono essere utili per le loro fantasquadre, io direi che possiamo partire con la nostra top 10, la classica top 10 di Mondo Primavera. Direi di sì, direi che siamo belli pronti e per spiegare e per consigliare questi 10 giovani talenti. Numero 10, nostro caro amico e sempre presente, nel bene o nel male, perché ogni tanto ci fa anche disperare, Zappa del Cagliari, partita non facile contro il Napoli a Napoli. Esatto, contro il Napoli. Nonostante la partita complicata, comunque il Cagliari è in un buon momento. Viene da 3 vittorie, anche il Napoli in un buon momento, quindi mi aspetto una bellissima partita, Napoli-Cagliari. E ho pensato di mettere Zappa perché dalla sua parte comunque il Napoli sulla fascia sinistra ha sempre avuto qualche problemino. Isai, Mario Rui, insomma, hanno sempre proposto delle prestazioni a fasi alterne, quindi potrebbe trovare magari anche spazio per far male, quindi anche è stata un po' questa l'idea. Chiaramente l'ho messo in fondo nella classifica perché la partita chiaramente è difficile, però secondo me vale la pena rischiarlo. Assolutamente la sua logica. Contesto invece il numero 9, perché nella partita contro il Crotone Bastoni secondo me poteva salire un po'. Dici, però ultimamente lo metto sempre, però non segna mai, quindi ho detto, vabbè, lo metto in top 10, però lo tengo comunque basso, per questo motivo, visto che ancora non ci ha regalato quella gioia che aspettiamo ormai da diverso tempo, potrebbe finalmente darcela questo weekend, insomma, questo più 3 che cerchiamo da Bastoni da un po' di tempo a questa parte. Almeno 3 settimane, questo Anche qualcosina di più, eh. rimaniamo in ambito di difensori, ma questa volta ci rispostiamo sulle fasce perché è ritornato dall'infortunio Singo, finalmente lo riesco a schierare anch'io nel mio fantacalcio con il suo Torino. Tra l'altro Torino-Parma, quindi insomma, il Parma non si sa come scendere in campo, visto le parole di D'Aversa dopo l'ultimo match, perso col Crotone in casa malamente. E dicendo che comunque potrebbero giocare giocatori che potrebbero onorare la maglia, quindi magari non che hanno giocato spesso, e potrebbe venirne fuori comunque una partita per Singo dal suo lato, magari con facilità, con un avversario magari non così difficile. Però anche se dovesse giocare Pezzella, che è, diciamo, il titolare delle ultime partite del Parma, comunque a livello difensivo probabilmente potrebbe far fatica con Singo, quindi anche per questo l'ho inserito in top 10. Noi inseriamo in top 10 spessissimo Damsgaard, anche lui come Zappa, buona, anzi forse leggermente meno, però ha fatto vedere il suo valore, soprattutto nella prima parte di campionato. Poi mi sembra che nella seconda parte sia salito in cattedra più in alto come titolare. Ricordiamoci, è un 2000 o addirittura di meno, no, 2000. È un 2000, sì, come hai detto bene tu, Pietro ha fatto la prima parte di stagione dove ha fatto l'exploit, dove è stata veramente la sorpresa piacevole di questa Sampdoria. Però, ripeto, cioè, come ho detto anche altre volte, nonostante comunque nella seconda parte non abbia magari giocato o sia alternato spesso appunto con Iacto, però anche a partite in corso ha saputo dare quello sprint, no? Mi ricordo la partita ad esempio contro l'Inter, dove lui, se non sbaglio, è entrato a partita in corso, aveva fatto quel paio di giocate interessanti, dove poi la Sampdoria aveva trovato anche il gol del 2-1 in una delle sue giocate. Quindi, se non ricordo male, chiaramente, però mi ricordo diverse partite di lui entrato da partita in corso dove aveva fatto molto bene. Quindi, comunque, può sempre essere un azzardo, ma ben giocato. Si è guadagnato i galloni di titolare ormai è Gaich,
E giocherà una di quelle partite che secondo me ha un maggior significato rispetto a tante altre. A fine stagione spesso capita che ci siano partite con poco senso. Napoli-Cagliari e la partita del Milan contro il Benevento invece di senso ne ha tantissimo, sia per la zona alta che per la zona bassa. Ecco che allora non è una stupidata mettere i giocatori di queste squadre, anche se sono gli attaccanti del Cagliari e del Benevento, in campo nelle proprie squadre di fantacalcio, perché hanno comunque da dare il 100%. Sì, poi diciamo che, vabbè, non è una novità, l'ho sempre detto da quando è arrivato, che a me piace tantissimo Gaic, ha trovato il posto a titolare sin da subito e anche i gol, quindi ha fatto un paio di gol, già, tra cui quello alla Juventus. Secondo me potrebbe essere una partita dove il Milan potrebbe fare fatica, ultimamente non sta facendo delle grandi prestazioni il Milan, specialmente in casa, ricordo anche la sconfitta di settimana scorsa col Sassuolo, quindi potrebbe essere una serata dove gli attaccanti del Benevento potrebbero far male, Rossoneri. Abbiamo un saluto da fare, Rufina Piras, nostra amica che ci segue sempre. Allora buonasera anche a te, grazie di essere con noi, Rufina. Ciao Rufina, buonasera. E allora, visto che ci hai interrotto proprio, piacevolmente, sempre, proprio alla metà della nostra top 10, possiamo ripartire di slancio dopo i saluti a Rufina Piras con la top 5 questa volta. E nella top 5 c'è il Sassuolese, il nero verde, stavo dicendo, il Sassuolese, Traoré, bella partita quella contro l'Atalanta, perché secondo me se ne vedranno veramente delle belle in questa gara. Sì, potrebbe partire anche dalla panchina perché non è detto che possa partire titolare. Insomma, il Sassuolo ha recuperato Djuricic dalla squalifica, potrebbe rientrare, sicuramente ci saranno Boga e Berardi sulle fasce, in attacco De Frel, quindi potrebbe anche partire dalla panchina, ma in ogni caso è un ragazzo, come parlavamo prima di Damsgaard, che anche a partita in corso potrebbe veramente far male. Gioca sulle tre quarti, quindi tra le linee potrebbe trovare spazi nell'Atalanta, che comunque l'Atalanta è sempre molto offensiva, e quindi andare anche via in contropiede, insomma, a velocità, a visione, e potrebbe veramente far bene anche a partite in corso. Nel frattempo c'è un check per il gol del 2-2 del Manchester United, gol di Cavani. Vedremo se verrà confermato. Assist di Bruno Fernandes e gol di Cavani di destro di prima battuta. Imparabile sicuramente per Mirante perché il pallone è finito proprio all'incrocio dei pali. Vedremo insomma se è confermato, ma mi sembra che sia ripartita la partita. Quindi 2-2 all'inizio del secondo tempo. A proposito di crescita, ma quanto è cresciuto in questi anni Bruno Fernandes? Mamma mia, io mi ricordo che l'avevo comprato quando aveva la maglia della Sampdoria, quando giocava con la maglia della Sampdoria. Mi dicono che si sente un po' male il mio audio. Adesso provo a vedere se facendo l'inversione. Io ti sentivo. Sì, va bene, si sente bene? Adesso un po' di più. Adesso di più, io provo magari alzando perché giochicchiavo e a Sì, volte non riesco. Prova, un'altra prova. E io ti sento comunque. allora quasi qua. Se mi dici che mi senti, provo anche a sentire Lorenzo Football come mi sente. Se mi scrive così non si sente bene, anche Rufina Piras me lo dice. Speriamo che continui un po' meglio questo audio, che non ci siano particolari problemi. Tu mi dici che mi senti bene Io comunque. ti sento bene, Pi. Ok. Allora proseguiamo. Proseguiamo con. Si sente il fruscio, dice. E se io provo a togliere. Vediamo qui come la vedi? Come la senti? Così ti sento forte, fortissimo. Fin troppo. Però va bene, insomma, si è tolto il fruscio, quindi Allora forse va bene. giochiamoci gli ultimi minuti in diretta così. E partiamo da un mio attaccante che ho in una delle squadre di fantacalcio, che è Scamacca. Indeciso se metterlo settimana scorsa, alla fine ho fatto bene perché il suo golletto, il mio più tre, me l'ha regalato. Lo ripeterà anche questa settimana, secondo te? Non è semplice per il Genoa. Quindi hai ascoltato i consigli di Mondo Primavera? Ovviamente sì, io ti ascolto sempre. Meno male, visto che ti consiglio sempre i tuoi giocatori. No, a parte gli scherzi, hai detto gioca contro la Lazio, se non ricordo male, giusto? Sì. Lazio-Genoa, no? Lazio Genoa.
Io stravedo per Scamacca, io lo metterei sempre. È chiaro che poi nel Genoa vive di ballottaggi, quindi non sempre titolare, quindi poi alle volte nel fantacalcio si preferisce sempre, specialmente nel reparto offensivo, quello che pare titolare, perché chiaramente nei 90 minuti hai più possibilità di trovare il gol o di comunque di far bene. Però nonostante questo, comunque Scamacca quest'anno in Serie A già diversi gol li ha fatti e non dimentichiamo che è la prima stagione, in Serie A, quindi io lo rischierei. E allora lo ripeteremo anche questa settimana seguendo l'indirizzo e l'indicazione di Mondo Primavera. Uno che amiamo tutte e due alla follia è Dejan Kulusevski. Partita con la Juve, si spera che giochi titolare anche se ha recuperato Chiesa. Come lo vedi questo weekend, visto che l'abbiamo messo al terzo posto, mi sembra che lo veda bene. Sì, secondo me potrebbe essere arrivato il suo momento, visto che la Juve sta facendo un po' fatica, potrebbe Pirlo magari anche cambiare un po', qualcosina, me lo auguro perché spero più che altro per lui, perché, per me è un gran talento che forse sta raccogliendo meno e poco rispetto a quello che in realtà sono le sue qualità, insomma, anche a livello di stampa, a livello di quando gioca, insomma, viene sempre un po' tartassato, no? Secondo me non merita questo perché comunque lui le qualità le ha fatte vedere. È vero che, chiaramente giocare a Parma e giocare a Torino nella Juventus sono due situazioni diverse, però a maggior ragione l'anno scorso era la prima stagione in Serie A, senza timore, comunque ha fatto vedere grandissime qualità e ha salvato il Parma, diciamo, cioè, perché si è caricato il Parma sulle spalle da un ragazzino non te lo aspetti, no? È uscito la primavera, invece ha avuto la personalità e le qualità, come dicevo prima, per trascinare il Parma e per partita dopo partita per farsi vedere. E, secondo me è mancato un po' quest'anno il discorso della posizione in campo, come dicevamo molte volte anche nelle precedenti dirette, secondo me è stato utilizzato spesso fuori ruolo, quindi anche per quello che non ha reso al meglio nelle condizioni in cui lui sa far male, ecco. Mi auguro che qualcosa Pirlo possa cambiare, visto che ormai l'obiettivo, si è spostato, non è più quello dello scudetto, visto la distanza che c'è con l'Inter, ma è quello di mantenere il posto Champions, quindi magari potrebbe cambiare qualcosa per queste ultime partite, quindi questa ultima volata finale. Da un ex parmigiano a un attuale parmigiano, ci portiamo al Monday Night, partita tra Torino e Parma, al posto numero 2 della nostra top 10 c'è Mihaila, sperando che qualcosa di buono lo possa fare, visto che insomma, nel bene o nel male, un ultimo sussulto del Parma in Serie A ci vorrebbe. Sì, diciamo che a prescindere da come gioca il Parma e da risultato, comunque quando c'è Mihaila si vede, è entrato bene anche col Crotone, ha segnato, ha avuto qualche acciacco nell'ultimo periodo, però comunque, ha dimostrato comunque di avere un grande talento, lo sapevamo, lo avevamo già visto giocare nell'Under 21 rumena, si parlava un gran bene di lui e appunto ha dimostrato le sue qualità. Chiaramente il contesto purtroppo non lo ha premiato a pieno, visto che comunque la squadra non sta girando tantissimo, però, contro il Torino potrebbe essere un'altra chance per lui per farsi notare, per mettersi in mostra e per far vedere ancora una volta le sue qualità. Domanda bruciapelo per te, che comunque come me, insomma, il Parma lo porti un po' nel cuore. Mann o Mihaila? Se devi scommettere su uno che sicuramente avrà una carriera luminosa, in questo momento tu scommetti più su Mihaila o su Mann? Mihaila, Tra i due. secondo me, al di là dell'aspetto fisico, che comunque è un po', diciamo, gracilino Mihaila, no? Però ha margini di crescita, secondo me, importanti. Parliamo di un 2001, quindi cioè, ha 20 anni, ha tutto il tempo di crescere, però già arrivare in Serie A a quell'età, arrivando comunque con un infortunio, perché comunque lui la prima parte della stagione l'ha saltata praticamente. Non mi ricordo quando ha iniziato a giocare, ma se non sbaglio era Dopo la pausa di Natale. dicembre-gennaio, quindi ha perso praticamente metà stagione. Però entrare in questa maniera nelle ultime partite, da gennaio in poi, e far vedere queste qualità e anche i gol, insomma, non è da tutti, insomma, quindi io punterei molto su di lui.
A me ha impressionato la gamba che ha quel ragazzo lì, una corsa, una capacità di progressione che Mann non ha. Forse Mann ha il piede leggermente più educato, però in un calcio così fisico, secondo me, può averla meglio veramente le doti e le capacità di Mann di correre con e senza palla, di portare bene palla in corsa, in velocità e poi ha un gran cambio di passo e credo che nel calcio di adesso il cambio di passo ti faccia tutta la differenza del mondo. Quindi non ho capito, tu punti su Manu Mihaila, non ho capito. Milaila, come te. Ah, Sì. Ho detto Mann quando ho iniziato la mia. ok. No, non avevo capito io Milaila, secondo me sì, era lui. È lui comunque quello che ha queste doti fisiche, questa capacità di corsa veramente eccezionale. Raffaella Campoli, che anche lei ci segue sempre, la ringrazio. Ciao ragazzi, la mia solita domanda a due esperti come voi. Pronostico Spal Primavera, Sampdoria di sabato. Un caro saluto a entrambi. Grazie Raffaella, è un piacere veramente avere. Sempre le stesse persone che ci seguono e anche delle nuove, ma comunque vedere che vi siete fidelizzate alla nostra diretta del giovedì sera. Grazie. Intanto salutiamo Raffaella e appunto vuole il pronostico di Spal Sampdoria. Io non sono bravo con i pronostici. L'ultima volta però ci ho preso perché Spal Ascoli aveva vinto la Spal, quindi avevo detto Vero. che vinceva la Spal, quindi ci ho preso. A sto giro però è un po' più complicata perché la Sampdoria prima in classifica è veramente un'ottima squadra. Non che la Spal non lo sia, chiaramente, però è una di quelle sfide da seguire, una partita di cartello perché sono due squadre che giocano molto bene a calcio. È difficile fare un pronostico in questo caso. La Sampdoria viene da una sconfitta contro la Juventus nell'ultimo turno, però vedo leggermente questa volta favorita la Sampdoria. Raffaele, appuntamento giovedì prossimo per vedere come è andata a finire e se Simone ha azzeccato il pronostico. Vediamo se ha azzeccato anche il pronostico a tutti gli amici fantallenatori del primo in classifica, che questa settimana è, ta-da, Sorpresa. Vlahovic. Infatti mi Sorpresa. sembrava mancasse Beh, qualcuno all'appello della nostra top 10. ragazzi, sta facendo il fenomeno, eh. Come ho detto un paio di dirette fa, penso che valga al pari di Lukaku, di Ronaldo, di Immobile in questo momento. Segna tutte le giornate, rigori e quant'altro. Insomma, è difficile tenerlo fuori, no? Eh Quindi sì. anche contro il Bologna va messo per forza, quindi va schierato. Non posso dire nient'altro perché ormai mi son già sprecato troppo su Vlahovic, ho finito tutti gli aggettivi possibili e immaginabili e non vorrei ripetermi. Beh, ripetersi non è male quando si parla di giocatori di questo genere ed è un piacere, dopo aver visto anche il cucchiaio, quella arroganza sportiva con cui non è che l'ha fatto contro una squadretta di terza categoria, è andato a farlo contro la Juve in E una contro partita Szczesny. contro Szczesny, in una partita che ha sempre un sapore particolare da anni a questa parte, dal caso Baggio in avanti, e quindi ha dimostrato personalità, spalle larghe, capacità comunque di prendersi i rischi ed eventualmente anche di subire le conseguenze, perché io non oso pensare se Szczesny non si fosse mosso e gli avesse tirato il pallone in mano, cosa sarebbe successo? Invece è andato lì, logicamente è stato bravo perché avrà studiato Szczęsny, avrà visto che si muoveva sempre prima della partenza del pallone e ha fatto quello che poi è rimasto e rimarrà nella mente di tanti fiorentini, come il gol fatto alla Juve con lo scavetto, eccetera, eccetera. Tanta personalità ed è un'altra dote che ha dimostrato di avere appunto in questa occasione. Non era semplice, tra l'altro la partita sullo 0-0, quindi insomma un gol che poteva valere tantissimo e comunque è valso un punto per la sua squadra, importante in ottica classifica, visto che si trova la Fiorentina a ridosso lì della zona retrocessione, quindi ogni punto, specialmente contro la Juve, fa sempre comodo. Però è sempre, cioè, ormai va sempre schierato Vlahovic, come ho detto prima, mettetelo. Intanto Rufina Piras invece dice: secondo me vince la Spal. Quindi, Rufina, giovedì prossimo, tutti qua presenti, che se vinci tu la scommessa, dopo facciamo fare la penitenza, Simone. Allora mi sa che la devo fare per forza, perché io i pronostici ne azzecco uno ogni tanto, quindi già l'ho beccato Quello di settimana settimana scorsa. scorsa, quindi mi sono giocato il bonus. Ma intanto la chiudiamo con Jacopo Polusella che ci chiede un altro giocatore dell'Inter del futuro, Nicolò Squizzato, classe 2002. Sì, è un altro giocatore interessantissimo dell'Inter. Insomma, l'Inter ne ha diversi giocatori interessanti.
un mediano, un centrocampista. È un 2002, come hai detto, quindi è un ragazzo molto interessante. A me personalmente piace molto. È nel giro delle nazionali, ha giocato in Under 18, quindi insomma è un ragazzo che viene preso in considerazione e anche l'Inter, insomma, con le 14 presenze di quest'anno, lo tiene in conto ed è uno dei pilastri, insomma, di questa Inter primavera. Allora, chiusura della nostra classica diretta del giovedì, ricordando che più tre fantacalcio per tutti i fantallenatori e per coloro che amano vestirsi in maniera chic, ma comunque sportiva, ha le sue classiche felpe, t-shirt, di cui abbiamo un modello proprio qui presente con Simone, la maglietta bomber scivolata, una delle quattro modelli bomber, e poi ci sono le Gold Plus, ci sono le nostre felpe, i pantaloni, gli shorts che saranno molto comodi quest'estate. Insomma, passate su www.più3.it, scritto più in lettere, 3 in numero.it, e fate un po' di spesa, che noi vi aspettiamo ovviamente lì. E a proposito, dimmi. Ti lancio un'idea, un costume. Siamo arrivati tardi, secondo me, sui costumi quest'anno, però ce li utilizziamo, li faremo per l'estate prossima. Prometto che per l'estate prossima sarà l'anno dei costumi. Per adesso ci accontentiamo degli shorts, che sono, diciamo, la novità, no, non proprio da mare, però comunque da estate, quella D'estate, da certo. estate, visto che ogni anno abbiamo deciso di cercare di aggiungere qualcosa alla nostra collezione. Quest'anno gli shorts, l'anno prossimo da mare, promesso. E ti daremo anche i crediti, visto che l'hai buttata lì tu. No, scherzi a parte. Allora, più tre abbiamo detto appunto il nostro vestiario, visto che abbiamo amiche donne, Rufina e Raffaella, che magari hanno voglia di andare a vedere sull'abbigliamento sportivo. E per invece i fantallenatori, i premi, ovviamente, per la fine dell'anno ci sono da festeggiare i vincitori, ma c'è anche da scherzare, diciamo, con chi arriva ultimo. E allora proprio oggi abbiamo aggiunto la coppa, la targa per l'ultimo in classifica. Se volete prendere in giro un vostro compagno che è arrivato ultimo nella Lega dei Guarda, Fantacalcio, è la coppa giusta che fa per voi. E invece, Simone, voi sui campi tutto il weekend. tutto il weekend sui campi, primavera 1, primavera 2, primavera 3, ricchi di partite, insomma si partirà da domani che ci sarà un anticipo del primavera 3 e poi si va sul sabato dove sarà la giornata più intensa con tante partite, tante dirette e poi finiremo la giornata lunedì questa volta. Sempre con Lazio Fiorentina, match che chiuderà appunto la 21ª giornata del Primavera 1. E noi chiudiamo la nostra diretta con un Forza Roma che adesso è passata in svantaggio. Manchester United 3, Roma 2 purtroppo. Ma noi siamo, insomma, fiduciosi, anche perché se finisce alla svelta questa partita è meglio, visto che il secondo tempo è una sofferenza totale, globale. Poi andiamo Eh a Roma a sì. giocarcela al meglio. Simo, grazie di essere stato con me per quest'altra diretta. Un saluto, un abbraccio a tutto il mondo Primavera, che rappresenti alla grande, da più Ti 3. ringrazio Pietro, come sempre lo sai, è un piacere mio e ti ringrazio a te per questo appuntamento che ormai è diventato un appuntamento fisso, è immancabile e lo sai, quando si parla di giovani e anche di fantacalcio, insomma, è sempre un piacere, quindi sono io che devo ringraziare te. Buona serata allora, e adesso sposto semplicemente a vicino. Forza. Ops. Forza più 3 con Al la contrario. fascia di capitano, eccola qua. Fascia e scritta. Eccola qua, io faccio vedere la fascia, tu fai vedere la scritta. Eccola qua. Ciao Simo, Là. grazie. Ciao Pietro, buona serata, ciao a tutti. Ciao ciao.